Oggi vi voglio raccontare questa piazza e non solo, perché a questa piazza c'è collegato Palazzo Chigi, questa è Piazza Colonna, che prende poi il nome da questa colonna che sta al centro, e oltre ad esserci Palazzo Chigi, che è la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, c'è anche Palazzo Montecitorio, che è dove risiede il Parlamento e i parlamentari. Qual è la particolarità di questa piazza? Il fatto che da un po' di tempo a questa parte, senza un motivo, secondo me, logico, è inaccessibile ed è diventata sostanzialmente un grande parcheggio, sia dove ci sono le macchine forze dell'ordine, ma anche le macchine dei ministri, quelli che vengono. E questo purtroppo è un peccato, perché questa è una piazza bellissima in una zona turistica e dovrebbe essere accessibile per le opere che ci sono. Adesso ve la illustro e vi farò capire meglio. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Perché Palazzo Chigi? Perché Piazza Colonna? Perché tutta quest'area è transennata? In realtà questo credo sia una misura di sicurezza che però non fa altro che impedire al pubblico, alle persone, l'accesso a un'area importante per la città, un'area di sfogo, perché in questo momento che è domenica non c'è nessuno, facciamo fatica a passare. Tra l'altro una delle prime cose che si nota è che queste transenne qui la gente ci sbatte i piedi, e questo è uno dei primi problemi che viene fuori. Ma l'altra cosa importante è che questa colonna romana appartenuta a Marco Aurelio è un monumento della città. Significa che andrebbe visitato e la gente dovrebbe potersi avvicinare e magari fare una visita guidata. Oggi che è domenica, che non ci sono neanche tutte le cariche istituzionali che generalmente ci sono qui, perciò per motivi di sicurezza non ti fanno accedere, è comunque chiusa e si spendono anche soldi per tenerla transennata, perché ci sono forze dell'ordine che presidiano l'accesso a quest'area anche di domenica, che potrebbe essere invece una bella passeggiata per tutti quelli che ci vengono. E qui proprio di fronte a questa colonna romana, comunque un reperto importantissimo per la città, c'è questa fontana che risale al XVI secolo, fatta costruire da Aldobrandini per la sua famiglia, ed è molto particolare perché è tutta una vasca in marmo con dei fascioni in marmo di Carrara, perciò il più pregiato in assoluto, che noi abbiamo qui ma che non possiamo teoricamente vedere se non di passaggio. Anche perché questo durante la settimana è veramente un posto dove ci sono tantissime persone che passano strette, e come notate già due o tre persone non fanno altro che chiudere. Poi troviamo transenne buttate qua in mezzo senza un apparente motivo, probabilmente sarà anche la transenna di chiusura proprio dell'accesso. Ma la cosa sicuramente più grave è la mancata possibilità di accesso anche all'altra piazza, perché quell'altra piazza lì porta un altro palazzo, mentre questo è Palazzo Chigi, dove c'ha sede la Presidenza e il Consiglio della Repubblica, quell'altro è Palazzo Montecitorio, sono separati, c'è una vietta di mezzo, che invece porta al Parlamento italiano. Questa parte qui è di proprietà dei cittadini italiani, perché è stata comprata dallo Stato, ma i cittadini italiani non possono accedervi. Inoltre pagano conti milionari ogni mese, oltre alla struttura, oltre agli stipendi, anche alla sicurezza che deve vigilarla. E la mia domanda è questa: ma perché tutta sta sicurezza in questo luogo? Ok, il palazzo è chiuso, nessuno entra dentro, ma a un certo punto la domanda è: di cosa si ha paura? Che la gente possa passeggiare in quest'area? Che la gente possa ammirare questo monumento? E poi dicevo, questa edicola qui che durante la settimana è aperta è in difficoltà, perché essendo contingentato l'accesso, praticamente questo non permette una fruizione completa, o comunque una fruizione un po' più difficoltosa. Adesso noi, per poter arrivare invece alla parte davanti all'altro accesso del Parlamento, dobbiamo passare lateralmente, perciò fare un altro palazzo, cosa che invece non avremmo fatto nella normalità, cioè quando non era chiuso, quando tutti potevano accedere, saresti potuto passare per là e andare anche alle altre attività commerciali che ci sono. Allungando, facendo un giro un po' più largo, arriviamo dall'altra parte. E camminando, qui arriviamo praticamente Piazza Montecitorio, dove c'è Montecitorio, il Palazzo di Montecitorio, e c'è il Parlamento. La prima cosa da notare, al di là della parte di
transenne, contro transenne, eccetera, è che è accessibile solo quell'angolo che ci permette di andare sulle vie laterali. Ma anche qui abbiamo un altro monumento, questo è un obelisco egizio rubato il 10 a.C. dai romani nella città di Eliopoli. E sta ancora qui ed è pure tenuto bene. Questa è un'altra area che dovrebbe essere completamente accessibile, secondo me, al pubblico, alle persone normali, e che oggi è transennata e controllata a vista dai blindati, dei carabinieri e della polizia, perché si dice che ci sia una differenza di vedute tra il popolo e coloro che sono stati eletti dal popolo. C'è di sicuro che questa è un'area che dovrebbe essere di tutti e oggi è un'area inaccessibile praticamente a tutti, perché questo rappresenta Roma, questo è il cuore di Roma. Qui c'è un vecchio cinema che è Capranichetta, qui c'è il famoso Albergo Nazionale dove hanno soggiornato parlamentari, hanno soggiornato un sacco di persone, qui c'è negozi storici che oggi fanno fatica a stare aperti. Tra l'altro in questa via c'è una gelateria storica, mantiene la tradizione degli anni e qui vengono tutti i turisti a prendere il gelato. Considerate anche la qualità di questa piazza, guardate che dettaglio, anche le stelle a terra. Poi qui ci sono spessissimo troupe della TV, come vedete anche qua ci sono telecamere, luci, tutto già pronto, perché da qui partono i servizi, no? Quando succede qualcosa a livello statale c'è sempre un servizio che parte da qui con lo sfondo di Parlamento, Palazzo Chigi, tutta la piazza, eccetera. Perché siamo vicinissimi a Via del Corso e perché poi da qui arriviamo tranquillamente al Pantheon, di là andiamo tranquillamente verso Piazza Venezia. E veramente vedere tutto transennato, tutto deserto, tutto ad esclusivo appannaggio di poche persone dispiace. Qui ogni metro che voi fate c'è un dispiegamento di forze importante, come dicevo, blindati, ma anche macchine di un certo prestigio a protezione, diciamo, della struttura. E poi qui c'è una via che è estremamente commerciale, dove dicevo c'è Giolitti, la famosa gelateria. E questa via qui praticamente da Piazza Montecitorio porta a Piazza del Parlamento. Piazza del Parlamento fa parte sempre dello stesso edificio, quello del Parlamento, perciò Palazzo Montecitorio, ha una particolarità che ha una scalinata molto grande, molto bella. Qui il passaggio fortunatamente è tutto libero, salvo, diciamo, questi controlli sporadici che ci sono. La gente si può muovere tranquillamente e attraversare. Entrambi i palazzi, sia Palazzo Chigi che Palazzo Montecitorio, in particolare in Palazzo Chigi, sono ricchi di reperti storici. In particolare all'interno di Palazzo Chigi ci sono tante sale dedicate ognuna a un tema storico specifico, con reperti storici specifici, dagli arazzi ai mappamondi, ai ritrovamenti romani, un qualcosa che sarebbe fondamentalmente un museo di grandi dimensioni. E sia Palazzo Chigi che Palazzo Montecitorio sono difficilmente accessibili in questo momento. E difficilmente è una parola usata così, perché dire quasi impossibile ancora di più. E per questo, francamente, anche da questo punto di vista, credo che sia necessario aprire di più al pubblico, aprire di più ai cittadini, per dargli poi la possibilità anche di interfacciarsi meglio con le istituzioni. Perché se uno tiene lontana la gente con catene, controlli, telecamere, tutto quello che poi evita il rapporto con le persone, non fai altro che creare una grossa distanza. Perciò qui da Palazzo Montecitorio, nella Piazza del Parlamento, io vi saluto, però ci tengo a dire una cosa: è molto importante che queste strutture, queste opere, questa cosa che rappresenta la città di Roma in Italia e in tutto il mondo sia sempre fruibile e venga promossa, indipendentemente dal fatto che ci possano essere degli attriti col popolo o no. È sempre importante che una struttura, che poi è di proprietà di tutti gli italiani, sia accessibile. E il mio appello è questo: Piazza Colonna deve essere di nuovo fruibile, deve essere una piazza dove la gente tranquillamente ci può venire, si può sedere, si può fare una passeggiata, può ammirare praticamente quello che è l'architettura, quello che lo Stato ha comprato e che utilizza per legiferare, per gestire, per fare tutto quanto, perché è veramente la cosa più importante. Lontano da me l'idea di fare politica, ci mancherebbe, dire che abbiamo questi palazzi e che devono essere sfruttati al massimo. Se volete altri video su questi temi, perciò strutture istituzionali, in particolare a Roma, che è la capitale d'Italia, dove ci sono tutti, scrivetemelo nei commenti e scrivetemi pure la zona che volete. Io per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!